ottima stagione, quella dei rossoneri che c'entrano con largo anticipo, peraltro, la salvezza, che era l'obiettivo stagionale. Ne parliamo assieme a mister Luca Tabiani. Ben ritrovato, buona domenica, mister. Buona domenica, grazie. Beh, è chiaro che oggi, insomma, è un peccato, no? Perché non è arrivato quella che poteva essere la ciliegina sulla torta di un anno, comunque, lo diciamo, mister, assolutamente positivo per il Fiorenzuola. Sì, hai detto tutto te, dai. È un peccato non essere riusciti a fare qualcosa di ancora più grande di quello che abbiamo poi fatto, no? Ne avevamo sicuramente le possibilità. La sensazione è quella che oggi sicuramente non abbiamo un'ottima partita, anche loro sono azzurro, ci sarà una curva veramente incredibile, no? Se andiamo a vedere negli highlights su fuorigioco, e magari poteva darci quella scossa in quel momento, aveva fatto gol addirittura a Pergo le tese, quindi in quel momento 1-1 a Pergo vinceva con un gol nostro, poteva un po' cambiare le sorti della stagione, però non abbiamo sicuramente fatto una buona gara. Purtroppo, non purtroppo, il calcio è fatto di attenzione, di cura dei dettagli, e quando magari stacchi un po' la spina i dettagli vengono a meno e qualcosina abbiamo sbagliato. Servirà di lezione a me, penso che servirà di lezione ai ragazzi, perché è vero che deve rimanere quello che abbiamo fatto di bello durante la stagione, cioè il raggiungimento della salvezza. È anche vero che avevamo la possibilità di fare qualcosa veramente di epico. Vabbè, Però, il mister. rammarico c'è, però rimango orgoglioso e contento della stagione dei ragazzi, ecco. Però, mister, se ti avessero detto a inizio stagione che saresti arrivato lì a un passo a giocarti i playoff, penso che ti avresti messo la firma, No, insomma. sicuramente. Io però sostengo che gli obiettivi poi cambiano durante la stagione. I ragazzi hanno fatto un lavoro talmente gigantesco che erano arrivati a giocarsi questa opportunità, no? Quindi è chiaro che ad agosto mi avessero detto: guarda, fate 43 punti, vi salvate praticamente a 3 giorni dalla fine, dicevo siete molti. Con tutto l'ottimismo al mondo che avevo e con tutta la fiducia che avevo nei ragazzi, no? Quindi è giusto analizzare la stagione nella sua totalità e ne usciamo felici, contenti e orgogliosi. È chiaro che gli obiettivi appunto possono cambiare durante la stagione, e secondo me avevamo avuto l'opportunità di giocarci qualcosa di importante. Nulla toglie a tutto quello che di bello e di buono abbiamo fatto. Magari se mi chiamassi domani avevo subito un po' di giudizio, l'amarezza mi è rimasta perché vedevo una squadra che stava giocando bene e mi sarebbe piaciuto andarmi a giocare con loro, una grande opportunità. E quindi ho tutto qua senza poi nessuna ambizione, ovviamente, però era una soddisfazione. Comunque è giusto che, come hai detto all'inizio, rimanga la grande stagione dei ragazzi, e soprattutto è giusto che oggi venga messo in risalto, diciamo, Ettore Guglieri come persona, perché è stata una persona che io ho conosciuto qua 3 anni, che difficilmente si incontra non nel calcio, cioè in generale, una persona di un'umiltà pazzesca, di una voglia di migliorarsi a 39 anni che solo chi lo ha allenato può capire. Mi ha stupito in questi 3 anni nella voglia di continuare a giocare, a dimostrare le cose, devo dire la verità. Oggi ha chiuso un capitolo, ne aprirà un altro, e anche lì raggiungerai i traguardi che ha raggiunto da giocatore, perché le persone così arrivano sempre in alto. Beh, sicuramente Guglieri una bandiera del Fiorenzuola, ma non lo scopriamo oggi perché è l'ultima partita. Ha giocato più di 200 partite con la maglia rossonera, quindi direi veramente che finisce un'epoca, ma finisce bene, credo, perché Guglieri lascia il Fiorenzuola in Serie C. Mister, se avete iniziato questo campionato benissimo, poi ovviamente avete incontrato qualche difficoltà, ma sta nelle cose, no? In una squadra che si affaccia ai professionisti. Quando però hai capito veramente che ci potevi stare in Serie C con questa squadra? Allora, hai detto lo te, no? All'inizio è stato bello perché, chiaro, l'entusiasmo, la voglia nuova, anche la conoscenza tra di noi ci ha permesso di. Poi c'è stato quel calo fisiologico, e i ragazzi, dopo una partita, mi sembrava, detto, è normale adesso questo calo, perché ci stiamo allineando agli altri, gli altri vi iniziano a rispettare. Io l'ho capito a gennaio, perché abbiamo chiuso dicembre molto male ed ero preoccupato perché dicevo: sarà una cosa fisica o abbiamo già finito la benzina? Perché le ultime partite di dicembre sono state brutte, ma non parlo di giocare bene o male, eravamo un po' vuoti, eravamo un po' lenti, facevamo fatica a leggere le partite, tante cose.
Quando ci siamo ritrovati a gennaio ho visto completamente un'altra di nuovo la squadra che avevo all'inizio, cresciuta fisicamente, cresciuta nella lettura della categoria. Qualche ragazza a gennaio sicuramente ci ha dato una mano e praticamente ho capito che potevamo fare il nostro percorso, diciamo, per la salvezza. Poi c'è stato un momento prima di Mantova che avevo capito che potevamo anche forse fare qualcosina di più, però ripeto, io l'ho capito da gennaio, quando li ho rivisti ho visto di nuovo la brillantezza, la voglia di stare in campo ad allenarsi, mentre dicembre era tutto un po' pesante, ecco, siccome mancava tanto mi ero un po' spaventato. Da gennaio in poi ho capito che potevamo raggiungere il nostro obiettivo. Ecco mister, siccome lei ci ha abituato sempre a una mentalità rivolta verso il guardare avanti, adesso parlando di futuro ci può dare qualche, diciamo così, indiscrezione, se continuerà ovviamente il rapporto e questo binomio Fiorenzuola-Tabbiani che tanto bene ha fatto e quali potrebbero essere? Sì, io ho il contratto, ancora un anno di contratto con Fiorenzuola, qua sto bene, secondo me non è una società arrivata al limite, per me si può ancora migliorare. È stato un anno dove tutti noi abbiamo imparato un sacco di cose, da partire da me, il mio staff, i ragazzi e la società, e quindi penso che un altro anno arriviamo un po' più preparati. È anche vero che l'anno prossimo dobbiamo metterci in testa tutti che sarà ancora più difficile, perché il secondo è un po' più particolare, perché tutti ci conoscono, sanno della nostra serietà, ma nello stesso tempo hai anche più esperienza nel poterlo affrontare, per cui penso che qua per un allenatore è bello lavorare, perché comunque ti lasciano lavorare e, come ho detto prima, la cosa più importante è che secondo me non si è arrivati al limite massimo, ecco.